Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario nell'anno pari, tredicesima settimana, venerdì. Dobbiamo restare fedeli, fedeli al Signore. Un piccolo grande profeta vissuto 800 anni circa prima della venuta di Gesù, il Signore, Amos, che era nativo di vicino a Betlemme, ma svolgeva la sua missione particolare di profeta, chiamato così dal Signore, anche se era un povero pastore o un raccoglitore di sicomori, ma la voce di Dio fu potente in lui. E Dio lo suscitò per andare là nel regno di Israele, il regno più a nord, e rimproverare la corruzione, la ricchezza, l'idolatria. Siamo in fondo nel regno della Samaria, là dove il popolo ebraico si era confuso con i pagani, e il re, innalzando anche un altro tempio a Betel, pretendeva di contrastare anche il tempio di Gerusalemme. La ricchezza era tanta, il commercio portava ricchezza, i ricchi abitavano in case d'avorio, cantarellavano come se fossero dei David, bevevano liquori preziosi, vini speciali, la ricchezza. Ecco che piomba su di loro la parola di Dio, Amos, tanto che perfino un sacerdote, Amasia, del Tempio di Betel, gli dice: ma va via, non puoi profetizzare qua, là, dove vuoi tu. Vattene a Gerusalemme, nell'altro regno, vogliamo essere liberi dai rimproveri del Signore. E lui protesta, dicendo: ecco, vi siete abituati a calpestare il povero. Pensate di vendere la vostra roba, il grano, perfino quello riuscito male, pur di comprare poi gli indigenti, rendere tutti questi vostri schiavi, ma Dio farà giustizia di tutto questo. Un giorno verrà la fame. Sì, il Signore attenderà secoli prima di rimproverare con l'esilio babilonese questo suo popolo, ma dovranno ricercare il pane, l'acqua, non tanto quello con cui si nutre o si disseta il corpo, ma dovranno ricercare la parola di Dio, che ora c'è, ma in quel giorno voi non la riuscirete a capire. Morirete di fame, pur cercando la parola che salva, ma andrete verso stagni, verso, noi diremmo, gli oroscopi, falsi dei, le false divinità. Amos, piccolo, grande profeta, in mezzo a una società lontana da noi, ma potremmo dire che la nostra società è molto, molto simile, se non peggiore, di quella in cui predicava Amos. Viviamo in un contesto dove molti stanno tradendo il Signore, si vive bene, e anche se là e qua si muore, ti nascondono anche i morti per le guerre, pur di farti godere quel breve tempo, quella breve ricchezza che il mondo moderno ti ha guadagnato, ma sei schiavo. Dobbiamo reagire
in modo positivo alla parola di Dio. Dio ci parla. Dio parlerà sempre ai suoi figli, anche ai più sciagurati, se vogliono ascoltare, altrimenti il silenzio di Dio diventa tenebra per noi. La parola di Gesù è che Dio colpisce in pieno il cuore di un povero peccatore che si chiama Matteo, Levi. Aveva ricchezze, poteva riscuotere denaro a nome dei romani, aveva il suo tavolo. Gesù gli rivolge una parola di invito: seguimi. Lui si alzò, lasciò tutto. Meglio, fece un gran pranzo. Invitò i suoi amici, i peccatori, i lontani da Dio. Doveva dire a tutti che aveva trovato il tesoro, Gesù, la vita, secondo la parola vivente, la parola del Padre, il Verbo incarnato. Gesù di Nazareth, che con il sì della Vergine di Nazareth, Maria di Nazareth, era venuto in mezzo a noi. E mentre i soliti farisei incalzano, entrano in quel banchetto, parlano ad alta voce con i discepoli, ma come si permette di mangiare insieme ai pubblicani e ai peccatori, anche voi? Gesù li sente e dice: non sono venuto per i giusti, ma i peccatori. Non ha bisogno del malato, uno che non può guarire, ma il medico viene proprio per il malato, il giusto, quello secondo il mondo, sembra a posto, ma è lontano da Dio. Sono venuto per salvare i peccatori. Uno ha risposto. Una società intera al tempo di Amos non rispondeva, anzi cacciava via il profeta. Puoi alzare la voce oggi, sarai cacciato, come Amos. Vattene, profeta. La tua parola non ci serve. O sentire la parola di Gesù, incarnare la parola di Gesù, come Maria. Lei vissuta in una società in cui c'era Erode, in una società in cui bisognava fuggire perché suo figlio, il figlio del suo grembo immacolato, lei vergine madre, doveva essere catturato e ucciso. Moriranno al posto di questo bambino tanti bambini di Betlemme. Lei fugge in quella società. Trova rifugio in Egitto, là dove c'era il paganesimo. Lei porta la luce di Cristo. Lei vivrà per 30 anni insieme alla luce vera, a Nazareth, insieme vicino al suo Giuseppe, San Giuseppe. Bisogna vivere là dove Dio ci chiama a vivere, ma vivere come luce, luce del mondo, ci chiama Gesù. E San Paolo dice: alzate le vostre fiaccole, la vostra luce, in un mondo perverso dovete risplendere. Ecco la vocazione dell'autentico cristiano, la vocazione degli apostoli, la vocazione di Maria, la vocazione di ciascuno di noi che deve restare fedele al Signore, tutto preso dalla sua potenza di amore. Vergine potente nell'amore, ottienici questa pienezza di vita divina. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.